Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo della gestione del tempo nella sessione di studio e questo sarà il primo video tutorial di pillole e tips su come studiare teoria, armonia e sassofono. Pronti? Via! Mi chiamo Emanuela Vitali e sono un'insegnante polistrumentista, insegnante di jazz harmony, teoria e solfeggio. Molto spesso, alcuni di voi anche sul canale di YouTube, mi hanno scritto e la domanda più frequente che mi avete fatto è stata: come faccio a gestire il tempo della mia sessione di studio? Da questo ho preso ispirazione per fare questa serie di video. Questo, il primo video, parlerà di come gestire effettivamente il tempo. Allora, una tecnica che secondo il mio punto di vista funziona molto bene, l'ho già sperimentata da oltre 15 anni di insegnamento della musica, è la cosiddetta tecnica del pomodoro. Che cos'è la tecnica del pomodoro? È una tecnica che è stata inventata da un signore che si chiama Francesco Cirillo, il quale, per tutta una serie di coincidenze particolari, ha capito che il cervello umano, l'attenzione umana, va stimolata. Va stimolata in che senso? Nel senso, se io ad esempio studio uno strumento, ok, facciamo finta che sia il sassofono, ma può essere qualsiasi altro strumento, e quando torno a casa dalla mia lezione non so come gestire il mio tempo, quella settimana di studio probabilmente sarà una settimana di studio inefficace. Adesso ti spiego in che cosa consiste in dettaglio la tecnica del pomodoro e come applicarla nello specifico per la musica. Come si applica questa tecnica e soprattutto come si applica nella musica? Questa tecnica prevede delle sessioni di studio che vengono proprio impostate da un timer, che quindi suonerà al termine di un determinato lasso di tempo, delle sessioni di studio da 25 minuti, alle quali successivamente vengono alternati 5 minuti di pausa, sempre così. Ogni 4 pomodori, quindi ogni 4 sessioni da 25 minuti, si fa una pausa più lunga di 15-20 minuti. Ora, tu mi chiederai, vabbè, ma io come faccio ad applicare questa cosa per la musica? È molto semplice. La prima cosa che devo fare quando torno a casa dalla mia lezione è sapere che cosa devo studiare. Sembra una cosa stupida, però in realtà non lo è. Perché? Perché molto spesso capita che molti allievi, tornino a casa senza sapere esattamente che cosa devono fare per la settimana successiva. Questo per tutta una serie di fattori, può essere magari una scarsa attenzione da parte dell'allievo, può essere poca comunicabilità con l'insegnante, eccetera. Quindi la cosa importante è che quando tu torni a casa dalla tua lezione di musica, sappia esattamente che cosa devi fare per la settimana successiva o per la prossima lezione che farai. Durante la sessione di studio, a mio avviso, è necessario ed è buona norma dividere la sessione di studio in 3 parti. La prima parte sviluppa l'abilità sullo strumento, quindi nella prima parte di studio io che cosa farò? Farò esercizi specifici per il suono, esercizi per lo staccato, esercizi per la tecnica, l'agilità delle dita. Nella seconda parte studierò gli studi dei metodi che il mio maestro mi ha assegnato e nella terza parte studierò i pezzi di repertorio, quindi in un primo momento solo i pezzi di repertorio, in un secondo momento anche la vera e propria improvvisazione. Allora, come ti consiglio di impostare la sessione di studio? Prendi il tuo timer, lo imposti a 25 minuti e farai 25 minuti di riscaldamento dello strumento, esercizi per lo staccato, esercizi per la tecnica, eccetera, una pausa di 5 minuti e successivamente 25 minuti di studio degli studi, quindi dal metodo, da quello che ti propone il tuo maestro, altri 5 minuti di pausa e in ultimo 25 minuti di repertorio, studio del repertorio, eccetera. Tu mi potrai dire, vabbè, ma è un po' tanto tempo, si tratta in realtà di un'ora e mezza di studio. Un'ora e mezza di studio per qualsiasi strumento, parlo nello specifico di strumenti a fiato come per esempio il sax, il clarinetto, eccetera. E secondo me è un buon tempo di studio, perché in un'ora e mezza si riesce a gestire bene il tutto. E ovviamente nelle prossime pillole ti spiegherò come impostare ogni singola voce, quindi un prossimo video tutorial sarà dedicato
a come riscaldare bene il proprio strumento, ti farò sentire, ti darò delle idee su come impostare. Successivamente ci saranno fatti altri video sullo studio degli studi e sullo studio del repertorio. Un'ora e mezza di studio al giorno secondo me porta a degli ottimi risultati. Ovviamente tu sarai libero di impostare il tuo pomodoro a seconda delle tue esigenze. Puoi fare anche un solo pomodoro al giorno e dividerlo secondo le tue necessità di tempo. Nella prossima pillola ti spiegherò nel dettaglio quali sono i 3 punti e come li sviluppo io personalmente in modo che il tuo studio sia veramente molto efficace. Se questo video ti è piaciuto e se ti interessa continuare a seguire questi video, ti consiglio di mettere un like oppure di iscriverti al canale. Intanto ti ringrazio per essere passato e ci vediamo molto presto per il prossimo video. Ciao, grazie mille!